Bene, allora cosa serve oggi? In modo che dopo abbiate tutto a vostra disposizione. Ci sarà una fase iniziale di marcia sul posto, mi sono preso anche uno step giusto per dare una variabile, quindi se avete lo step a casa mettetevelo pure vicino, poi semplicemente anche lì potrà essere una variante, mi servirà o un asciugamanino o una band, un elastico diciamo abbastanza lungo, se non ce l'avete non preoccupatevi che utilizzeremo l'asciugamanino. Agganciate sempre la vostra applicazione, così rimane sempre tracciato il vostro allenamento. Pronti a partire? Schiacciate il tasto inizia, parte il countdown, 3, 2, 1, via Cronomen, marcia sul posto. Ve lo faccio vedere di profilo perché la cosa importante sono due sulla marcia. Può sembrare un gesto banale, il movimento del braccio, e visto che il tema è sciogliamoci, deve essere ampio in modo da andare a liberare l'articolazione della spalla e le ginocchia altezza anche, in modo anche qui da andare a dare un po' di scioltezza, balsamo alle nostre anche appunto. Già i primi 30 secondi sono andati, 10 secondi di pausa e poi possiamo ripartire. Come stanno questa mattina? Stanno arrivando un po'. 3, 2, 1, io mi incammino intanto, vado piano, chissà che mi raggiungano. Mi va piano. Bastante lontano. Sì. Grande passo. Cosa possiamo fare di più? Allineamento del busto, in modo che riallineiamo bene la nostra colonna e una leggera attivazione degli addominali. Siamo già a 5 secondi all'ora dall'arrivo. 3, 2, 1. Ok, seconda andata, ne facciamo 6 totali, altri 5 secondi e ripartiamo. Magari ripartiamo con lo step. Uno step anche alternato. 3, 2, 1. Quindi una volta il passo con il destro, una volta il passo col sinistro, in modo che risvegliamo anche il nostro cervellino. Hop. Giovedì mattina, vicini all'orizzonte weekend. Lo senti il ritmo? Senti che passo di carica. Hop. 30 secondi, recupero. Allora, altri 10 secondi e poi partiamo con un altro step. 3, 2, 1, sempre alternato. Sinistro, destro, sinistro, destro. Non lo sto dicendo per voi, ma lo sto dicendo per me, non preoccupatevi. Destro, sinistro. Siamo già a 15 secondi, E andiamo ad alternare il braccio opposto. 10 secondi all'arrivo. Tanto chiedono ritmo, ritmo. Ma per il ritmo c'è anche stasera il 18:30. Ok, siamo già al quarto, questi ultimi due li faccio proprio frontali perché voglio guardarvi negli occhi e facciamo uno skip frontale. 3, 2, 1. Io vi sto dando tutte le possibili varianti possibili, quindi chi voleva partire e mantenere la marcia, ben venga. Chi vuole seguire la mia progressione si accodi. Ecco Cinzia, appena collegata, fresca fresca. Cinzia fresca fresca. Ok, non la conosco ma... No, la conosci bene, la nostra collega. Ah, che devo fresca fresca fosse il soprannome. No. Ok, buono, recuperiamo 10 secondi. Molto bene. Altri 10 secondi e andiamo a fare l'ultimo esercizio di fiato per oggi. 3, 2, 1. Ok. Cioè, salire un po' i battiti, sempre il movimento ampio delle braccia che ci appresta agli ultimi 15 secondi. Sento qualche ricordino dai glutei, eh? Chissà cosa sarà qua. Sarà veramente ieri sera. Toms, spiegheremo un giorno. 3, 2, 1.
dove okay. riposta allenamento. Dove riposta allenamento, esatto. Non ti richiamo l'acido lattico, invece sono dei piccoli traumi che creiamo sulle nostre fibre, su quali poi si costruiranno i nostri muscoletti. Ok, primo esercizio, abbiamo una musica lounge questa mattina, ma andremo a fare break dance, subito così, pronti via. Allora, cosa consiste questo esercizio di break dance? Intanto è molto importante perché stabilizza le nostre spalle e allo stesso tempo va a mobilizzare le nostre anche. Questo è l'esercizio. Allora, mano destra rimane in appoggio, vado a stendere la gamba destra, il braccio vicino al busto e ritorno indietro. Quindi stendo e ritorno, sono 30 secondi per parte. 3, 2, 1 e spingo. Ovviamente faccio da perno sul polso destro, mano destra e ritorno. La gamba deve essere tesa, piede a martello, gli addominali attivati in modo che ci aiutano sull'equilibrio. Sono già 15 secondi. Ma poi il gruppo, caro Francesco, ci possono essere delle ritrosie anche sui direttori, anche di via Umberto e di Treviso. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Mi sento di farvi vedere anche un'alternativa. Allora, fastidio, spalla sinistra, spalla destra, non riusciamo a rimanere in appoggio, fastidio al polso. L'alternativa può essere questa, quella di andare ad appoggiare la mano sulla spalla, magari alternarle. 1, 2, 1, più ovviamente agisce meno il movimento di mobilità dell'anca, ma stabilizziamo comunque molto bene le spalle. 30 secondi, andiamo dall'altro lato. 3, 2, 1, ok, quindi mi posiziono bene, ok, la gamba rimane bella tesa, sguardo verso la punta del piede, sì, sì, ti vedo crono, ok, siamo a 20 secondi, 10 secondi dall'arrivo, 5, 4, 3, 2, 1, andata. Molto bene. Propongo una pagina di fan club dedicata a te. Fantastico. Ma no, che controllino per il nome perché già ce ne sono alcune. Perfetto, siamo già in delirio di potere. Sì, no, però. Allora, questa posizione, appoggiati al muro, servirà a migliorare l'intra e l'extra rotazione delle nostre spalle. Magari un po' rigido al collo, tante ore passate davanti al computer, questo sicuramente è un tocca sana. Aderisco bene al muro, filo che mi porta bene sulla testa, gomiti altezza spalle, vado a fare un'extra rotazione e un'intra rotazione. Pronti? Sono 45 secondi, 3, 2, 1, lentamente. Dobbiamo governare bene le nostre scapole. Immaginiamo le taschine sono posizionate appena sotto le scapole, a metà schiena, e noi dobbiamo farle scivolare dentro. Lì le stabilizziamo e ci concentriamo su questo movimento. Intra e extra. Seguiamo, ultimi 5 secondi, quelli che sono i limiti dettati dalla nostra articolazione. Non dobbiamo forzarla. 3, 2, 1, ok. Buono. Allora, prossimo esercizio invece è un allungamento di tutta la catena laterale. Parlavo ieri con una ragazza a quale abbiamo consegnato un grid che ha un fastidio proprio su questa parte laterale. Perché? Perché mi accorgo sempre, anche quando guardo la televisione, quando parlo con una persona, di essere sempre un po' in flessione da un lato. Questo è fantastico per te. Ti faccio vedere. Allora, larghezza dei piedi una volta e mezza la larghezza delle spalle. Qui si andrà a fare, per esempio andiamo ad allungare il lato destro, andiamo a fare una rotazione di 90 gradi del piede sinistro e di 20-30 gradi del piede destro. Da questa posizione, con le braccia ad altezza spalle,
vado a fare una traslazione, come dovessi andare a raggiungere una mensola che è distante da me, e poi una flessione del busto con lo sguardo che segue la mano opposta. Ok, pronti? 3, 30 secondi di parlato. 3, 2, 1, rotazione 90 gradi, 30 gradi, traslo e scivolo giù. Guardo verso la mano opposta. Mi sento, apprezzo un allungamento che parte proprio dalla cresta iliaca dell'anca e arriva fino al braccio. Siamo già a 20 secondi, 10 secondi. Goniometro, squadra, stecca, vedete il chileo in questo esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, ritorno lento, buono. Goniometro, 90, 30, squadra per la traslazione, seguiamo la nostra voce, e poi flessione del busto. Cioè, vedete, riportati indietro le lezioni di educazione tecnica del liceo, più o meno. Chissà quanti sono tornati indietro, seguendo i propri ragazzi da casa, in collegamento con i prof tramite il computer. Sono già a 25 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, e lentamente torno indietro. Ok, anche questo terzo esercizio è andato. Adesso andiamo a fare un allungamento per tricipite e dorsale in contemporanea. Allora, chi ha la band, come lo esegue? Andiamo a posizionare il tallone per stabilizzarla a terra e con il palmo verso l'alto, in questo caso della mano destra, vado a portare sul gomito. Da questa posizione avvertirete già una buona tensione tricipite e zona dorsale. Quali possono essere le varianti per sentirlo più intenso? Portare avanti il tallone mantenendo la curva lombare, eppure andare a trazionare con la mano opposta dietro l'elastico per incrementare la tensione. Qui la avvertirete molto di più, soprattutto nella parte del tricipite. Ok? Sono 30 secondi per lato. 3, 2, 1 e vado. Quindi questa è la prima soluzione. Massimo allungamento con la band. Io risparmio qualche secondo perché vi faccio vedere l'alternativa, quindi riuscite a farle tutti con l'asciugamanino. È la stessa cosa, quindi l'asciugamanino teso lo portiamo dietro la schiena, impugniamo l'asciugamano e portate in tensione, quindi con il gomito che spinge verso l'alto, mantenere bene la curva lombare e con la mano sinistra facciamo una leggera trazione per portare in allungamento il tricipite e il dorsale. Grande beneficio alla spalla questo. Per chi non ha la band, ci chiedono. Bravissimi, usa l'asciugamano, quello che ho appena detto. Allora, andiamo a farlo dall'altro lato. Qua faccio vedere allora proprio l'asciugamano, così mi vedete ancora con più tutto per Stefano questo. Attenzione, bravissimo. Eccolo qua, con l'asciugamanino, 3, 2, 1, partiti. Vado a trazionare giù, mantenendo la curva lombare. Posso vedere un po' più per inquadratura in modo che abbiate dei punti di riferimento. Ah, ma i tetti è praticamente l'inquadratura, non è nemmeno più l'inquadratura. 5 secondi. Io cerco di imparare dai maestri. 3, 2, 1. Ok, buono. Primo circuito andato, ripetiamo in modo più veloce anche il secondo, così diamo anche un po' di ritmo, anche perché questo porterà su bene il fiato. Break dance, lo ricordate? Quindi da questa posizione, rotazione, 3, 2, 1 e vado a guardare la punta del piede. Sono 30 secondi per lato. Tanto. Tante persone che ci stanno proprio guardando in maniera analitica. L'allenamento del mattino è sempre molto partecipato, nel vero senso della parola, esatto. Sì. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Cambio lato. Pronti? 3, 2, stabilizziamo bene le spalle giù e si parte. 30 secondi. Questa posa sembri veramente scontata. Sembri Carlo Parola, il
Ah, quello delle figurine? No? Esatto. Sì. Con queste forme qua un po' quasi da rovesciare. 5 secondi. 1, 2, 3. Ok. Buono. Sitting extra e intra rotazione delle spalle. Parto, gomiti altezza spalle, 3, 2, 1, ok, sento che posso andare poco oltre di quello che ho fatto prima, migliorare un po' l'escursione. Importante tenere i polsi in linea sugli avambracci, in modo che l'escursione sia legata non tanto all'escursione del polso, ma a quello della spalla, quindi annulliamo questo compenso. 3, 2, 1, ok, tiro su, catena laterale, goniometro, squadra, pronti, parto a sinistra, quindi rotazione di 90 gradi, qualche grado, 20 all'incirca col piede destro, traslo e vado in flessione. Wow! Anche qua ho guadagnato qualcosina. Sguardo sempre verso la mano in alto. Può avere un pesetto sulla mano sinistra pian pianino. Vediamo che accomoda sempre di più. 10 secondi all'arrivo. Respirazione anche ci aiuta. 3, 2, 1. Ok. Vado dall'altro lato, vuoto. Poco poco anche a sinistro. Traslo, raggiungo lo scaffale e vado in flessione, via per 30 secondi, eh? Bene. Non sento grosse differenze tra destra e sinistra, eh? Siamo in queste sedute, disciogliamoci, secondo me mi hanno abbastanza dato beneficio. 15 secondi passati. La respirazione, quanto più ci concentriamo su di essa, quanto più ci permette di aumentare l'escursione. 3, 2, 1 e lentamente ritorno. Ok? Ritorno all'ultimo, uso la band in questo caso, poggio il tallone, palmo verso l'alto, mantengo la mia escursione della schiena, partiamo per 30 secondi. Oh, con questo però sento veramente, capisco perché Vito l'ha usato come prima opzione, perché sento un allungamento veramente eccezionale. Clamoroso. Io mi sto aiutando anche con la mano sinistra per fare una leggera trazione. Il gomito cerchiamo anche di portarlo leggermente indietro, verso il muro, in modo che il tricipite sia bello tirato. 3, 2, 1, ok, mollo. E ritorno. Vado a sinistra, palmo verso l'alto. Qua non serviva tanta trazione, secondo me. Curva c'è. Pisciotto. No, perché sento già una buona tensione qua a sinistra. Solita differenza che ci raccontavano i giorni scorsi. Esatto, qua sulla spalla si mantiene, ci sto lavorando, ma. Allora, qui dobbiamo appunto ascoltarci, 10 secondi intanto. Graduiamo la tensione, l'esecuzione. Se proprio qua io avvertissi troppa tensione, passerei all'asciugamano. No dubbi. Lascio, probabilmente qualche settimana fa l'avrei fatto con l'asciugamano, ma dai, migliorando anch'io insieme a voi. Ok, riparto col giro. Breakdance, faccio vedere l'alternativa. Hanno chiesto alternative? Ripeto, oggi è veramente riflessione. Sono molto attenti quando c'è qualcosa che... Speriamo non stiano bevendo il caffè. Però magari stanno bevendo il caffè. Lo fanno in differita su YouTube. Fantastico. Allora, mi metto frontale. 3, 2, 1, facciamo 45 secondi qua. Appoggio una mano e poi l'altra. Addominali belli tirati, glutei attivi. Ricordiamoci che c'è anche Instagram, quindi è vero, sempre. Qual è una variante qua? Quella di cercare di tenere il bacino bloccato, seppur cambio stazione destra e sinistra,
il bacino deve essere bello fisso, e questo come si ha? Tenendo gli addominali ben attivi. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Ritorniamo su e andiamo al muro, che in questo caso è un muro di gioia per le nostre spalle. Ricordiamo che chi non ha un muro in caso. Una bella porta. Ah, una parete comunque. Sì, allora attenzione, possiamo anche farlo a terra da distesi, eh? Quindi da qui, intra e extra. Ovviamente perde un po' della tensione che abbiamo da seduti, però anche questa può essere una variante. Pronti? 3, 2, 1, allineamento dei gomiti sulle spalle. Un saluto anche a te, Sofia da Cipro, oggi siamo... Grande Sofia da Cipro, nostra vecchia conoscenza. Un abbraccio forte. Piacere vedere. Roberta invece si preoccupa per i polsi. Sì. Di questo esercizio. Ma... Quello prima a terra probabilmente, sì. E... Magari appoggiamoci sul bracciolo di un divano. 5, 4, 3, 2, 1... Quindi magari appoggiati sul divano, andiamo a portare il bislancio a destra e a sinistra, lì magari può essere un po' più soft. Catena laterale, 90 gradi, pochi gradi, traslo, vado, non è Ellen Hidding che sento che stanno chiedendo se la nostra crono è... No, beh, Made in Svezia. Assomiglia però, eh. Made in Svezia, la sua provenienza sono gli stessi colori della Svezia, quindi... Sì, sì. Ok, sono 10 secondi. Diciamo che... 5, 4, 3, 2, 1, e ritorno. Come cronomen... un peccato. Po' differente rispetto al bulgaro delle nostre serate. Traslo e rifletto. Guardo la mano opposta, prima mi sono distratto parlando e non ho apprezzato al massimo. Ok, sguardo verso l'alto e scendo. Wow. Fianco, sento anche bene, fino a sotto l'ascella. 10 secondi, soprattutto la schiena, però andiamo dalla laterale. 3, 2, 1 e ritorno pian pianino. Ok, ritorno sul tricipite, elasticone, appoggio il tallone, pronti con i 30 secondi. 3, 2, 1 e parte la tensione. Qua a destra vado via proprio liscio. Con questa mano posso aggiungere tensione. Al vertice della tensione che lui filma di ormai quasi 15 anni fa. 10 secondi. Apprezziamo anche due. Pace, silenzio, una. Musica in sottofondo. Scelta minuziosamente sempre da te. Ah sì, sì, come no. Oh, finalmente questo riesco a farlo bene. Il secondo giro l'avevo sentito più intenso, adesso sta proprio pian pianino rilasciando, stanno rilasciando le fasce proprio del tricipite, del mio dorsale, e sono sicuro che post allenamento la mia spalla oggi si muoverà in modo molto più libero. 10 secondi, importante comunque tenerla giù, stabilizzarla, magari spingendo il petto in fuori. 3, 2, 1, per liberarmi dalla posizione, mollo la mano sinistra e scendo. Ok. Cosa fatto tre giri, eh? Ma il surplus completo oramai non ti ho mai visto come tu dici. Beh, insomma sì, insomma sarebbe grave anche. Beh, non si sa mai, insomma. Allora, non è nulla per scontato. Allora, andiamo a fare una seconda squadra dorsale, quindi ritorniamo a seconda squadra, chi ti ricorda? L'internazionale, siamo tanti dopo, quindi da questo punto di vista siamo molto sereni. Esatto, sì. Allora, no, mi ricordavo un po' Eros, la seconda squadra. Eros, io avevo detto anche, ripeto, sono uno dei sì. Nostri Eros, sì. I nostri responsabili del metodo. Esatto.
Ok, chissà quanto stanno studiando per sbalordirci al nostro ritorno. Allora, schiena ben adesa al muro, piedi a martello, così andiamo a allungare già in questa posizione tutta la catena posteriore. Cosa aggiungiamo? Aggiungiamo anche l'allungamento dei dorsali, quindi braccia tese in avanti, bene le spalle inserite giù e cerchiamo di andare a allungare il più possibile le mani verso l'alto. 3, 2, 1, via. Questo dei ricordi precisi proprio di Eros in piccolo scivolo che... Sì, diciamo che va a simulare una panca, esercizio. No? Simula un po' il movimento della panca fitto dove abbiamo i corni che spingono verso l'alto. Qui dobbiamo proprio immaginarci pian pianino un allungamento. Quanto più porto le mani verso l'alto, più giù possibile porto le spalle. La schiena ben adesa al pavimento, quindi mantengo la mia curva lombare. 3, 2, 1, pian pianino scendo gradualmente e porto giù le braccia. Ok, adesso è un bel esercizio questo. Allora, tante ore passate al computer, sentiamo sicuramente spalle, collo, non sappiamo a volte come muovere, ruota destra, clic, croc, destra, sinistra. Spesso tralasciamo che questi muscoli anteriori, quelli legati più ai muscoli ioidei, questi della parte anteriore del collo, non mi dilungo troppo. Questo è un esercizio fantastico proprio per questi muscoletti. Come li andiamo a fare? Allora, in ginocchio, ma possiamo farle anche fondamentalmente da seduto, vado a posizionare la mia mano sullo sterno, come lo volessi spingere leggermente contro di me e verso il basso, quindi lo vado a bloccare giù. Da questa posizione apro la bocca e vado a fare un'estensione di questi muscoli flessori del collo. E nell'ultima fase, quando arrivo al massimo dell'ampiezza, chiudo la bocca. Sentirete un'ottima tensione di tutti questi muscoli anteriori. Quindi lo ripeto, apro la bocca, ecco, e chiudo. Per implementare ancora di più la tensione, cosa si fa? Da questa posizione si pensa di portare il mento verso il soffitto con dei piccoli movimenti, mi raccomando. Destra, sinistra. Quindi, ripeto che è un po' più complesso degli altri. Porto giù lo sterno, apro la bocca, alto su, chiudo la bocca e piccoli movimenti. Facciamoci guidare anche qua da una tensione. Facciamo un minuto totale, ancora 15 secondi. Ci tiriamo del bacino, Alberto. Allora, manteniamo le nostre cure fisiologiche. Ok. Però concentratevi su sterno e collo. Intanto un certo Pietro ti manda tanti cuoricini. Grazie Pietro. Abbiamo terminato anche questo esercizio. Pian pianino torniamo su. Io sento già la mia hit per questa sera. Sento la musica che sta salendo perché vi voglio pronti alle 18.30. Giovedì sera ritorna Enrico, si è riposato ieri, dovrebbe essere fresco come una rosa, quindi iniziate a preoccuparvi. E vedo che stanno continuando le sfide, sempre più belle, amici con bambini, con coinquilini, compagni di quarantena che stanno spingendo come dei disgraziati e stanno lanciando la sfida ad altre persone da scendere giù dal divano. Accoglietele e mettetevi in discussione anche voi e seguiteci in diretta e in differita sui nostri canali YouTube. Per seguirci sul nostro canale YouTube iscrivetevi, è semplicissimo, ci vogliono proprio 5 secondi, 2 secondi e poi avete a disposizione tutta la nostra videoteca. Show Club Channel, esatto. Bene, ormai mancano poche ore, la flessibilità l'abbiamo fatta, cibo sano e questa sera 18.30 pronti. Ciao a tutti!